ラクダでどうなんでしょうか。ああ、底引き成功丸は、そう、成功丸も来てる。いいなくなるまで。Dopo quello che vedete sono tutti edifici e alcuni stanno in fase di ricostruzione. Qua lo tsunami ha dato una bella legnata scavalcando quello che vedete davanti a me, che è un muro di protezione coperto verde. E qua non ho rifatto tutto, raga, tutto, anche dei mercati dove si può mangiare pesce, dove stiamo andando oggi, sono totalmente stati ricostruiti. Tutto questo stabile qua è stato totalmente ricostruito. Faccio vedere adesso, c'è questo qua dietro di me che è l'insieme dell'idea di tutti quanti i commercianti che erano in questa zona, raga. Cioè tutti questi qua hanno perso l'attività commerciale con lo tsunami, è stato completamente cancellato. Lo hanno fatto loro, si sono messi insieme, hanno detto facciamo qualcosa insieme, e hanno aperto questo spazio insieme, investendo dei soldi e riaprendo le attività che sono state cancellate con lo tsunami. Più segni di rincrescita, di rinascita di questo che non ce ne sia. È una bella idea per ricominciare a sperare qualcosa di positivo. Quello per le bici, quello in Zagaia, e un ristorante, varie attività commerciali tutte vicine una all'altra. Per iniziare, qua si, mi sa che oggi mangiamo bene. Poi dall'altra parte, dietro in fondo, ci sta la zona del mercato del pesce che andiamo a visitare. È un altro edificio proprio attaccato, ma lo vedevamo prima, e c'è un negozio, un piccolo negozio alimentare con verdura, credo anche frutta della zona, comunque e dintorni, incredibile. Ah, Icoro. Peperone 100 yen. Grande, grande. Io un peperone, no, niente peperone oggi. La donna ha deciso, niente peperone oggi. ¿100 yen una busta de patate, è veramente economico. Il discorso di quando costa la frutta e la verdura in Giappone è enorme come discorso, capito? Non è che uno va al negozio dove la frutta costa 800.000 euro e fa la scenetta, no, frutta. Poi non, il resto del Giappone vive in un altro modo la vita. No. Il pesce costa 12 euro.
questo mercato ma particolare. Funzione di questi, la maggior parte di tutti questi prodotti vengono dalla zona, questa è una grande figata. Oh, guarda, young. Oh. No, mi saranno buoni questi dolci, sicuro. Io vado di sashimi, mia moglie va di tempura, è pure grossa. Totale di due piatti 1500 yen. 2500 yen sono adesso a poco intorno a poco sotto i 20 euro più o meno. Siamo spostati da dove abbiamo mangiato. Questa zona qua che vedete, Yuka mi dice che quando c'è stato qua prima dello tsunami, c'erano pieni di negozi, combini, c'era un sacco di robe, case, non c'è rimasto totalmente niente, ci sono spiazzate enormi. Ma dove andiamo noi? Voglio vedere il muro di protezione, a vedere cosa stanno a fare dall'altra parte. Dall'altra parte quello che è il muro che prosegue fino laggiù in fondo. È molto più alto di quello che sono stato l'altra volta. Lo tsunami ha coperto il 47% della città. Adesso con 33.000 abitanti, ha ucciso circa 300 persone e ha cancellato gran parte della città, che adesso man mano stanno ricostruendo, ma non ricostruiscono più qua sotto. Qua sotto rimane questo spazio enorme e vedete anche il doppio protezioni, quindi tutto comincia da là. L'unico edificio che vedete, questo è stato ricostruito da zero ed è un onsen che affacciava sul mare, il proprietario ha ricostruito tutto da zero. Siamo sul muro di protezione adesso. Se vedete davanti ci sta una connessione. Questo davanti è il canale di ingresso per le navi da pesca. E dall'altra parte parte un altro muro di protezione che scorre giù in fino in fondo. E non vedete nessuna abitate, case, costruzioni in questa zona qua. Niente. Così come lo tsunami ha cancellato, così hanno rimasto. Non ci hanno costruito più niente. Secondo me che hanno fatto? Dietro di me c'era una parte molto libera dove automaticamente non c'è questo rialzamento come c'è qua. Quella parte là non c'è nessun rialzamento. Automaticamente che è successo? Se lo tsunami eventualmente ne arriva un altro, allora quella parte là, anche se viene invasa dall'acqua, non crea danni perché completamente non ci sta niente. Qua che hanno fatto per trasportare tutti quanti i detriti, sarebbe costato secondo me molto di più che lasciarli qua. Hanno deciso di alzare quest'altro muro che stiamo camminando noi, che è più alto di quello di sotto, per proteggere tutto quello che più o meno stanno ricostruendo. Quindi credo che siamo oltre 10 metri. Mi dicevo qualcosa che quando sono stato una cava, 17 metri è stata l'onda calcolata, la più alta, 17 metri. Forse un muro del genere può affrontare. Laggiù in fondo stanno surfando, ragazzi. Vedete le onde? Stanno surfando. Quando noi siamo abituati alla nostra spiaggia, al mare, la gente vive qua, ci vive vicino al mare e davanti c'è un muro di protezione per tsunami e non vede il mare, cioè è un po' una cosa strana. Io sono cresciuto davanti al mare, raga, cioè io vado al mare, cioè casa mia c'ho 600 metri, 500 metri al mare, in Calabria, cioè, è bello uscire, prendi in vicolo e lo vedi, cioè, il mare è là. Chi ha le case qua davanti al mare vede il mare, questi ce l'hanno davanti al mare ma non lo vedono. Fa un po' strana sta cosa.